Paolo e Fatima Trotta sono tra i protagonisti di Colpi di Fortuna, esattamente del primo episodio, il colpo di fortuna che tutti gli italiani vorrebbero avere, cioè vincere la lotteria. Ah, pensavo incontrare Fatima Trotta. Che forse, forse non è, proprio... è meglio incontrare Fatima Trotta. Beh, non credo. No, per me sarebbe molto meglio. Per me sarebbe molto meglio. Io preferirei vincere... Che incontrare Fatima Trotta. No, sì. Che incontrare te. Ah, okay. Allora, visto che fate così, voglio subito sapere come Fatima si è trovata in mezzo a questa coppia. Beh, allora, molto questa bene. Volta, scusa, no, questa volta non voglio rispondere, io rispondete voi. Beh, si è trovata molto bene. D'altra parte, di fronte a due mostri sacri, anzi, ma siete sacri. Mostri come noi, devo dire, si è trovata subito su. Certo, è come dire, preferisco Mozart o Beethoven, no? È meglio Brad Pitt o George Clooney? Sì, sì. Poi certo, in questo cammino scolento verso, verso la recitazione in italiano sì, sì. È ancora un po' acerba. Però come attrice dialettale no, è molto, molto forte, efficace. Molto forte, sì, sì. Mi sembra che sia andata peggio nella vita sul set. Assolutamente. 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 Proprio, è brava. Una tabaccaia napoletana, è normale che parlo così. Così come parlo nella vita. Così dici, come parlo nella vita. La tabaccaia. Allora, per voi due, per Fatima ovviamente, ma per voi due è la prima volta in un film di Natale sì. Di Aurelio De Laurentiis, della Film Auro. Come è andato questo, com'è nato questo coinvolgimento? Aurelio ci ha obbligato a fare questo film. Sì, non l'abbiamo potuto scegliere. No. Però è stato molto bello, abbiamo conosciuto Neri Parenti, col quale lavorare è stata un'esperienza meravigliosa. Maestro in questo tipo di linguaggio, Aurelio e Luigi lo sono insomma, nel produrre, conoscono benissimo la macchina, conoscono benissimo tutte le dinamiche, insomma il mercato nel quale lavorano, quindi noi siamo stati buoni a guardare, osservare, capire come muoverci e con l'aiuto di Neri abbiamo cercato di fare al meglio il nostro lavoro, speriamo di esserci riusciti. Nel film c'è un'altra coppia comica di lungo corso, che è quella di Lillo e Greg. Bravi, bravissimi, eccezionali. Non ho sentito... I migliori. Chicco. Lillo e Greg. Devono essere giovani questi. Rivalità? Ma quale rivalità? Hai avuto un po' la sindrome dei primi della classe? Ma no, ma a me piacciono moltissimo Gigio e Gigio e Franco. No, sono molto capaci. Sono molto bravi a fare quella loro specialità che poi... È quella comicità un po'. Avranno un sacco di successi, sono ancora giovani, ma si faranno. Si faranno. Come si chiamano? Lillo e Greg. Due grandissimi attori. A parte gli scherzi, Lillo e Greg sono veramente fortissimi. Mandelli meno. Sì, molto meno. Sentire che... E poi porta sfiga soprattutto. Mandelli sì, anche nella vita. No. Anche nella vita. Allora, a proposito di colpi di fortuna, qual è stato il vostro colpo di fortuna nella vita, professionale o personale? Beh, ovviamente... Aver incontrato Luca è stata veramente un'esperienza insomma, che mi ha aperto la strada del cinema, del teatro, l'ha aperta entrambi, insomma, quindi speriamo di camminare ancora molto insieme. Sì. Luca, dico. Luca? Beh, anche lavorare con una grande attrice, Fabrizia Sacchi, che abbiamo fatto un film anni fa, è stata una bella esperienza. Sì. Beh, invece sono buona perché per me il mio colpo di fortuna è stato quello di aver lavorare... Con Lillo e Greg. Sì. Grazie Frank. Dopo questo primo cinepanettone ne verranno altri, sappiamo che avete un contratto. Da contratto sì, poi vediamo come va. Perché che si cosa sa c'è che... in cantiere? Vabbè, non lo so, adesso vedremo come va questo e poi ci siederemo e parleremo con Aurelio. Il compleanno si festeggia come si compiono gli anni, non prima, non quindi prima. Aspettiamo di vedere cosa accadrà. Quindi sei scaramantico? Quindi... No, beh, in questo senso più che scaramantico sono realista, è sciocco fare troppi festeggiamenti prima di capire come vanno le cose, anche se siamo sicuri del nostro lavoro e quindi siamo fiduciosi, però insomma aspettiamo, poi vedremo. Ok, intanto in bocca al lupo, crepi. Spettatori ad andare al cinema a vedere colpi di fortuna. Signori, vai. Mi raccomando tutti al cinema il 19 dicembre a vedere colpi di fortuna perché è un film esilarante, divertente e soprattutto fortunato.